Maria Teresa Manco. Buongiorno, ciao Martino, che piacere rivedervi. Oggi possiamo parlare finalmente di un appuntamento importante che ci sarà lunedì 26 novembre alle ore 15. Proprio qui a Praia Mare. Parla sì, un pochino di questo avvenimento. Sì. Allora, avremo un casting molto importante, perché abbiamo con noi dei grossi maestri che verranno qui dopo la Sicilia, risalendo, e hanno voluto fortemente fermarsi proprio qui da noi, nella mia sede, anche perché io sono la loro referente per quanto riguarda la Calabria, e abbiamo voluto effettuare questo casting perché siccome la Calabria è ricca di talenti musicali, però poco conosciuti, alcuni magari si nascondono perché non ritengono di essere tali, non si danno proprio importanza, e vogliamo tirarli fuori noi con questi grossi maestri. Siamo al top, ragazzi, per quanto riguarda la musica italiana nel mondo, tanto che posso cominciare a citarvi se volete. Che ne dici, Martino? Come no? Allora, abbiamo lui, il direttore artistico, che è Vincenzo Capasso, nonché paroliere di Mina, scrittore delle canzoni di Mina, che saluto di cuore perché c'è una stretta collaborazione, grande amicizia col maestro Vincenzo Capasso, e quindi sarò molto onorata di riceverlo qui proprio nel mio paese. Dopodiché abbiamo Sua Maestà Fabrizio Berlingioni, autore Mediaset in Rai, quindi ho detto tutto, ho detto proprio tutto. Sì, ci sarà proprio lui in persona, che analizzerà questi ragazzi. Non mi piace parlare solo di ragazzi, anche perché il concorso, specifichiamolo, è aperto a tutte le categorie d'età, perché un talento lo si può definire a tutte le età, non c'è vincolo d'età praticamente. Insomma, ce ne sono parecchi. Ci sono parecchi. Poi abbiamo lui, il discografico di Sanremo, che è Matteo Tateo, il grande Matteo. È una persona meravigliosa anche lui. E poi abbiamo il nostro Nicola Auletta, maestro di arte scenica, scenografo, coreografo, un amalgama di gente veramente favolosa. Sì, ecco, sì, che sì, cosa sì. Si farà in questa giornata? Allora, in questa giornata praticamente effettueremo, abbiamo organizzato in questo modo, innanzitutto diciamo la location, noi saremo al Castello di Praia, offerta gentilmente, voluta fortemente dal Antonio Fittipaldi, il gestore di questa meravigliosa struttura, anche per valorizzare questa, dicevo, per l'appunto, meravigliosa struttura, e perché diciamo che il Castello di Praia è visto. Questa mattina abbiamo c'è anche una sorpresa di là. Mi è venuto un colpo. Allora, questo per dire che praticamente Radio DGS, scusate se faccio questo inciso, è davvero una grande casa, famiglia proprio. Sì. Che infatti Albino Consolo mi ha detto, ha bussato, ha detto: un attimino, sto arrivando, prego. Quindi ciao Albino, lo salutiamo. Infatti sono molto emozionata adesso con la sua presenza, ma cercherò di andare avanti, va bene, stringo i denti. Allora, parlavamo di questa location che ospiterà per l'appunto questo casting meraviglioso, e laddove vedremo un aperitivo sul terrazzo al castello, bellissimo, dove praticamente ci offrirà il meraviglioso panorama di tutto il golfo di Policastro. Ecco, cioè, e magari il tempo ancora consente. Certo, e magari col tramonto ancora meglio, vero? Dopodiché entreremo subito in sala nella suite imperiale per il casting in sé. E il casting vede per l'appunto l'esibizione di tutti questi artisti, musicisti, cantanti, ballerini, attori, bands, e che più ne ha più ne metta, c'è tutta la musica al completo. Indubbiamente. Verranno analizzati, sottoposti alla loro esibizione, come dicevo,
e dopodiché prenderanno le decisioni su chi effettivamente portare poi avanti nell'ambiente dello spettacolo. E noi, per quanto riguarda questi casting, vogliamo specificare che siamo interessati ad una produzione televisiva e discografica. E per cui, da non confondere, perché magari molte accademie, molte scuole trattengono a sé questi ragazzi, questi artisti, tutte queste persone che frequentano, e non li cedono facilmente, perché pensano che noi forse vogliamo vogliamo tirarli via, monopolizzare, ma non è così, non è così, anzi cerchiamo di dare molto valore al talento producendo a livelli altissimi. Forse ho detto tutto. No, è una spiegazione giusta, anche perché ricordiamoci questo: non andate a vendere illusioni, ma anzi talenti. Assolutamente sì, volevo sottolineare che i nostri sono dei passaggi diretti televisivi e non per vie traverse, tantomeno attraverso speculazioni di denaro. Esatto. O altro, diciamolo, diciamolo, diciamo. Dopodiché io sfido chiunque a venire anche a vedere, siete tutti invitati, tutti, anzi per l'appunto mi permetto di invitare DGS3 che oggi nelle persone che ho qui davanti, favolosi, ecco, vi aspetto veramente con il cuore. E stavo dicendo che noi faremo di tutto per valorizzare questi ragazzi, portarli avanti senza passaggi per vie traverse. Non sono illusioni, anzi, è certo, bisogna riconoscere e vedere nei fatti il vero talento. Anche perché la musica è studio. Assolutamente, non si finisce mai di imparare. Oh ragazzi, sapeste quanto sto imparando io anche a questa età? Questa è una cosa bellissima. Ah sì, sì, molto affascinante. Guarda, perché più vai avanti, più ti migliori. Sì. Sto godendo di un periodo bellissimo proprio perché col fatto che continui ad imparare, è proprio il fascino in sé della musica, l'amore per la musica, ti porta a non saziarti mai praticamente. È una cosa bellissima. Maria Teresa, quanti anni sei sulla scena? Ricordo di aver cominciato tardissimo, perché io non sono mai stata prima d'ora nel mondo dello spettacolo, quindi soltanto da bambina lo Zecchino d'Oro, dopodiché finì tutto là all'età di 4 anni, e chi me l'avrebbe dovuto dire che poi si ricominciava di nuovo con la musica, si sarebbe ricominciato con la musica. E niente, credo che siano almeno 20-25 anni effettivi, professionalmente. Bene. Parlando, 20 anni buoni. E alla fine ne hai viste di cotte e di crude, nel senso buono. Non ne parliamo. Sì, diciamo di sì. Sì, abbiamo fatto questa meravigliosa esperienza che racchiude un po' tutto quello che concerne la musica, spazio dalla lirica alle orchestre, ai cantanti famosi, a tutte le piazze del Sud Italia, E dimmi tu cosa vuoi sapere, perché raccontarti così 20 anni, non so quando ce l'avete il tempo. Guarda, a me pare. Per me anche fino a questa sera, però no, voglio dire, in pochi ricordano che tu hai avuto anche un fan club in un paese qui vicino, a Santa Domenica Talao. Wow. E lo sai perché ho scoperto questa cosa? Dove la sei andata a scuola? Allora, mi lasci le sorprese. Vabbè, oltre ad avermela raccontata, questa cosa me la raccontò il grande Lino Russo. Che saluto comunque, di cuore, ciao Lino, carissimo. Ecco. Però l'hai anche raccontata sempre alla corrida quando a Santa Domenica Talao ci fu la corrida, e in quell'occasione, parliamo del 2012-13, ora non ricordo, però in quell'occasione mi incuriosì davvero tanto, perché questo paese ti ha accolto in una maniera incredibile. Sì. Che anno era? Sì, credo proprio che sia stato intorno a quell'anno. Allora, se andiamo per date, se andiamo per date,
le date forse è impossibile ricordarle perché non ho neanche buona memoria, però sì, ricordo questo aneddoto. Tra l'altro ho qui davanti a me proprio il bigliettino che conservo dei ragazzi che hanno fondato questo club a mio nome e di tutto il paese, perché praticamente a tutt'oggi quando metto piede a Santa Domenica non trovo una famiglia ma molto di più, e che si ricordano nei minimi particolari questa cosa bellissima. Guarda, mi emoziona tanto, mi emoziona veramente tanto, perché cantare in piazza e vedere un pubblico straordinario agire positivamente e essere lì con diversi artisti dell'ambiente dello spettacolo noti, conosciuti per diversi anni e avere la cittadinanza onoraria, detto questo forse non so più che cosa dire. Certamente. Visto che siamo in diretta posso cogliere l'occasione di salutare questi ragazzi che hanno fortemente voluto a tutt'oggi questo fan club, che sono Giuseppe, Pasqualino, Francesco, Adamo e Nicola. Con il cuore saluto tutti. E quindi sì, abbiamo ricordato anche questo appuntamento, sì, e questa bellissima fase comunque della tua vita, e comunque i consensi li raccogli dappertutto. Io ti seguo su Facebook. Sì, e mi piacerebbe sottolineare una cosa che pochi sanno qui a Praia. Sì. Non è una questione di vanto, è una questione soltanto di orgoglio e di soddisfazione, se vogliamo anche personale, perché ho 6 cittadinanze onorarie e questo non lo sa nessuno. Quali paesi? Te li allora, ricordi tutti? Me li ricordo tutti, e se non vado errato comincio da Santa Domenica Talao, Scalea, Paola e Papa Sidero. aspetta un attimino. Ecco, Grisolia, aspetta un attimo. E un'altra, ce n'è? Sì, un'altra? Ecco. Vabbè, è grave che non ricordi. Non ti preoccupare, però dovrei prendere, arriva, ecco. Mentre arriva, poi ce lo ricordiamo nel corso della trasmissione. Comunque, 6 cittadinanze onorarie non sono poche. E questo tutti per i meriti che ti sono stati riconosciuti. Oggi, allora, che consiglio daresti a una persona che magari sta iniziando da poco, un giovane che sta iniziando da poco ad affacciarsi su questo mondo bellissimo e terribile? Allora, ecco, bravo, hai detto la parola giusta che mi apre proprio il discorso. Prego. Terribile, terribile, perché viviamo in un mondo molto difficile, laddove anche la nuova generazione ha paura spesso di affrontare. Sono pochi i coraggiosi, quelli che si lanciano, quelli che non guardano nulla e proseguono dritti per la propria strada, e io ammiro molto questo, perché bisogna aver coraggio oggi, saper fare, di voler fare soprattutto, e di non voltarsi indietro, ma bensì di continuare a imparare da chi ne sa più di loro, da chi può offrirgli di più, e di avere tanto coraggio, perché soltanto così, avendo il coraggio e la voglia di fare, si può andare avanti, perché come ben sapete c'è tanta gente tra virgolette cattiva che pare che voglia anche ostacolare un po', ecco, quando vedono il bello delle cose pare che questo mondo è molto difficile. Infatti mi spaventa molto, però guarda, anche dal punto di vista personale tante cattiverie, anche quelle più gravi alcune volte, e cerchi di buttarle via dietro le spalle, di continuare, anche perché poi il tempo mette a posto tutte le cose. Bene, io poi credo molto che il male e il bene prende il sopravvento sul male, per cui prima o poi il bene verrà sempre fuori, verrà premiato. E poi la cosa importante è la costanza. Assolutamente, ecco. Assolutamente. La convinzione. La convinzione di è la voler costanza. Fare quello che si vuole, ecco, perché è quello. E metterci l'anima, perché metterci l'anima. Basta mai mettere. A volte sembra sempre poco, invece devi esagerare, come diciamo noi durante gli insegnamenti. Bello, bisogna esagerare. Bello, indubbiamente, ecco. Perché tante volte un altro aspetto importante che voglio sottolineare con te, tante volte si crede, ah che bello, andiamo sul palco, andiamo in giro, poi mangiamo, sì, poi ci prendiamo gli applausi, però c'è una vita di sacrifici.
Quello molti parti già tutti che dormi se li poco. Dimenticano. Sì, non guardano il lato, non guardano questo lato della cosa, ma pensi si guarda solo la parte bella, che ben venga, assolutamente, la parte più soddisfacente ovviamente è quella. Però i sacrifici sono proprio tantissimi, non tanti, sono tantissimi. Alcune volte, tra virgolette, non hai neanche il tempo per farti una doccia. Quindi. Quindi è così, è una realtà, sì. Una realtà. Allora, io come dico sempre, è la prima volta che, voglio dire, sei nostra ospite a Radio DGS. Ce ne saranno delle altre, spero, quindi io grazie. Ti voglio... No, questo te lo dico io, te lo garantisco grazie, io. Grazie, con molto quindi, piacere. Sempre per parlare di tante cose insieme e ti voglio anche aggiungere, o meglio, ti voglio... far lanciare un ultimo messaggio in piena libertà. Un messaggio mio, Olivia. Messaggio, sì. Quello che vuoi. Di contropiede. E niente, il messaggio, l'unico messaggio in qualità di persona, essere umano, che mi sento di lanciare è di aiutare il prossimo in difficoltà. La maggior collaborazione in tutte le cose, non solo nelle cose professionali, ma in tutte le cose della vita, proprio il massimo alla collaborazione, di non pensare solo a se stessi, perché viviamo in un mondo chiuso in cui tutti pensano solo ed esclusivamente a se stesso. Questo non mi piace nel modo più assoluto. C'è tanta gente che ha bisogno, anche persone che hanno bisogno di un aiuto, ecco, anche per entrare nel mondo della musica, magari non hanno le possibilità, magari hanno bisogno di un conforto, di un supporto morale, e facciamolo, chi più lo può fare lo deve fare, va bene, e, ecco. È la fratellanza che ci deve accomunare, il bene, voglio seminare bene, questa è la mia... Bella. Ecco. Nient'altro. Un bel messaggio, insomma. Dal punto di vista professionale, invece, si potrebbe dire che ognuno di noi è un personaggio, ognuno di noi fa qualcosa nella vita, quindi che ben venga. Però dal punto di vista umano, guardiamo prima il punto di vista umano e poi guardiamo tutto il resto, altrimenti non si può fare una cosa se alla base non c'è l'umiltà e l'apertura di animo, di cuore nei confronti del prossimo. Sì, questo sì. Questo e è poi mio per messaggio. Concludere, ricordiamo l'appuntamento di lunedì 26. Lunedì 26, meraviglioso appuntamento, quindi non mancate, addirittura se c'è ancora qualche artista che volesse esibirsi, però parlo proprio qui del posto perché so che ce ne sono tanti. Sì. E mi stanno contattando, mi hanno contattato, però alla fine io ritengo che sono sempre pochi, perché so che ce ne sono tantissimi, quindi voglio soprattutto gli artisti del posto. Se volete, ecco, c'è il mio numero, posso lasciarlo anche qui in redazione. Sì. E tra l'altro sulle condivisioni sul web c'è anche il mio numero di referenza, posso dirlo? Come pubblicamente? No? Sì, sì. Come sì, no? Sì. Ecco, potete chiamare per iscrizioni o info assolutamente al 338 8924891. È il mio numero, sono io, chiamerete direttamente a me, ok? Benissimo. Grazie. E allora io ti ringrazio ancora, Maria Teresa, per questa prima tornata. Poi ci vediamo alla prossima. Ok, onoratissima. E saluto tutti gli amici di DGS3. Mi consenti di fare un saluto, un ringraziamento a colei che mi ha preso di mano e portata in questo splendido mondo, è Vittoria Benvenga, la mia referente alla Calabria e della Campania, chiedo scusa, e la quale ha voluto fortemente che io entrassi proprio a far parte di questa cerchia di persone fantastiche dell'ambiente dello spettacolo. Ok, Vittoria, un abbraccio, grazie, non finirò mai di ringraziarti, grazie.